Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Cosa faremo oggi in questo nuovo video? Beh, come avrete già letto dal titolo, mangeremo 24 ore solo KFC. Quindi ragazzi, ci troviamo qua a Bologna a mangiare 24 ore solo KFC. Sono esattamente le 11:30 di mattina e KFC apre alle 11. E adesso lì abbiamo KFC, adesso andremo lì dentro a fare colazione. Ok ragazzi, questo è KFC Bologna. Non so se ci siete mai stati, ma l'hanno aperto non da tantissimo. Questa è la stazione di Bologna ragazzi, questa è la bellissima stazione di Bologna. Facciamo un attimo un giro panoramico per vedere la stazione di Bologna, poi dopo entriamo dentro direttamente da KFC. Ciao ragazzo! Oh! Posto? Ragazza! Ah, sei una ragazza? Sì! Ragazza! Senti, mi vai a comprare che c'ho messo l'occasione? Cosa? C'ho le mie cose! Ah, hai le tue cose? Ah, va bene! Guarda un po'. Me, I'm from London, I'm a London boy. Really? Yes, really. You had me. I had to go KFC. So I'm come back, okay? Nice to meet you. Oh my god, thank you. Sono uno dei primi ad entrare. Abbiamo la mascherina. Andiamo ad ordinare. Vediamo cosa mangiamo per colazione. Ok ragazzi, questo è quello che ho preso. Ho preso un tender box piccolo e ho preso un bel caffè, perché il caffè per svegliarsi la mattina ci vuole, e ho preso un Mac Crunchy piccolo e ho preso una bottiglietta d'acqua. Direi che per far colazione siamo più che a posto. Iniziamo con l'assaggio. Colazione fatta ragazzi, adesso andiamo a fare un bel giretto in centro per smaltire la colazione e vedere qualche negozio per poi tornare per pranzo.
Ma stai filmando? Sì, ciao ragazzi. Bella, ragazzi. Come state? Sono qui per far aumentare le visualizzazioni a Samuel. Porca miseria. Basta la mia presenza. No, non me l'aspettavo di beccarvi così. In realtà stavo facendo tipo dei video di copertura e vi ho beccato. Di copertura. La vita è bella perché... No, cazzo si dice? La vita è bella perché è piena di imprevisti. E noi siamo il tuo imprevisto di oggi. Dove ci porti, Sam? Che oggi stavo facendo a 24 ore solo KFC. Uè. Quindi ho appena fatto colazione e ho mangiato, beh, lo vedrete nel video. È ora di pranzo adesso. Adesso è ora di pranzo. Che ora sono, Pier? 1:30. L'una e mezza. Mi sa che direi che è l'ora di andare a mangiare. Casualmente siamo affamati anche noi. Vero. Ragazzi, andiamo a mangiare. Lui voce. Hai uno così. Uno che parla 5 minuti. Dovremmo portarne un po' anche a lui. Vero. Infatti Bologna è piena di sorprese. Oltre al KFC ci sono anche persone così. Urrà per Bologna. Bene ragazzi, ora di pranzo. Mi sa che c'è il KFC che ci aspetta. KFC, che fame, cazzo. No. Oh! No. No. Cazzo, che fame. Infatti noi abbiamo fame. Allora ragazzi, abbiamo arrivato al KFC. Ok. Siamo pronti per ordinare. No, non inquadrare. No, sta fissando. No, ragazzi, non ci credo. Togli, ragazzi. Però non ci credo. Ma hai cambiato capelli? Hai cambiato capelli? Perché? C'erano i biondi prima. Ciao, ragazzo. Oh. Posto? Ragazza. Ma prima è tardi. Stamattina ce l'avevi i biondi, adesso ce l'hai già. Ma è tardi, sono andato dal parrucchiere. Sei andato dal parrucchiere. Cavolo, sai che tu spacchi, eh? Tu spacchi, ciao, ciao. Grande. Grande fratello, ciao, stai bene. Chi è il grande fratello? Tu, il grande fratello. Ciao. Tete. Andiamo. Tete. Posso dire? Siamo. Cazzo, che fame, raga. Stiamo per ordinare, ragazzi. È arrivato il momento del pranzo. Adesso vediamo che cosa prendiamo. No, ragazzi, noi volevamo ordinare pure dei dolci. Però, sì, tu clicchi. E poi i dolci veramente non ce li hanno. Cioè, manco questo c'hanno. Come manco questo c'hanno. L'aspettativa, tu vedi ste cose, ti aspetti le cose più buoni. Un coro di c***o non ce ne è. È super clickbait questo. KFC sta per che fregatura. No! No. Eccoci qua ragazzi, all'ora di pranzo e siamo qua per mangiare il nostro bellissimo KFC. Ecco quello che ho preso un bel double chicken menù. Mamma mia, che voglia che fa. Ma è meglio il mio, ma è gigante. Questo è il panino di Gabri, il Mac Crunchy, che è piccolo ma è buonissimo ragazzi. E poi ho preso un differenza, panino di Gabri, panino di Samuel. Beh, io c'ho tanta fame ragazzi. E poi ho preso un bel Cobb, guardate qua, che bello, proprio mi ispirava. Olà. Delle patatine e Pier ha preso la pannocchia, raga, sono un contadino. Peggio per lui. Va. Mangiamo. Double cheese. Mangialo, assaporalo. Allora, vuol dire che ha un sapore molto sofisticato. Il pane è delicato e si amalgama bene con il pollo e poi ci sono queste salse che sono un'aggiunta molto speciale che rendono questo panino molto molto carnoso. Ma dove sei saltato fuori da MasterChef? Manco su D-Max delle descrizioni così accurate. Ragazzi, chiediamo scusa per chi fa questo di mestiere, ma purtroppo ovviamente non siamo abituati, però cercheremo di fare il nostro meglio. Però sì, devo dire che questo panino è molto 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 buono e rispetto a un panino del McDonald's, secondo me i prodotti sono più di qualità rispetto a quelli del McDonald's, cioè proprio si vede. Qui più ripieno. È molto più ripieno e più grosso ed è molto simile come sapore, come gusto a Burger King, ecco. Quindi se dovessi accostare KFC lo accosterei vicino a Burger King e non a McDonald's. Sì, diciamo anche il pane, quello pane tipico del Burger King. Sì, il pane classico del Burger King. Ovvio, la specialità è il pollo, quindi qua c'è
carne. Buono. Quindi sono due prodotti che si assomigliano. Voi avete un talento nascosto, così. Talento nascosto. Per il resto comunque per il prezzo questo ci può stare, se volete uno stuzzichino così è buono.